è un atto di doveroso da parte mia stare accanto alla squadra, ma lo ci sono sempre state in questi mesi, perché hanno meritato sul campo di essere veramente dei giocatori importanti, dei seri professionisti e dei ragazzi attaccati alla maglia e ai colori di questa società. In qualità di presidente mi sono sentito in dovere di intanto tranquillizzarli dal punto di vista delle vicissitudini societarie, che sono l'unico problema che c'è stato in questi giorni e che loro, devo dire, hanno avvertito ma hanno superato, dimostrando sul campo di essere veramente dei bravi professionisti. Quindi le situazioni societarie oggi si sono pianificate grazie alla grande senso di responsabilità del presidente Giavarini in qualità di socio di maggioranza di questa società. Ora noi dobbiamo stare sereni e cercare di, questo ho detto ai ragazzi, di stare sereni e cercare di raggiungere questa salvezza, che per noi sarebbe veramente un trionfo, viste le grandi problematiche e difficoltà che abbiamo avuto in questi mesi. Voglio fare un ringraziamento, io li ho ringraziati personalmente, i miei ragazzi, perché si sono mentalmente tenuti fuori da queste problematiche, hanno dimostrato sul campo di avere degli attributi e hanno giocato queste partite senza, rispettando tutti ma senza temere nessuno. Io mi auguro che domani ci sia un'ulteriore prova di che ci regalino appunto questi 3 punti che sono indispensabili per il proseguo e il raggiungimento dell'obiettivo della salvezza, ma è anche importante che abbiamo veramente dato una lezione a tutti. Noi siamo il club in Italia della Lega Pro e tutta la Lega Pro di tutti e 3 gironi che abbiamo, ci prendono come modello, perché abbiamo instaurato, abbiamo messo in campo una squadra con un budget molto limitato, abbiamo valorizzato dei giovani di grande prospettiva, e quindi questo per questo ci prendono da modello anche tutte le altre squadre della Lega Pro. È un progetto importante che penso che, raggiungendo una sicura salvezza, e penso che la raggiungeremo sicuramente, può essere un progetto pilota per i prossimi anni, perché oggi il mondo del calcio è un mondo inflazionato dai miliardi. Noi i miliardi non li abbiamo, dobbiamo fare i conti con le nostre realtà, e devo dire che a oggi abbiamo ben figurato e abbiamo dimostrato a tutti che anche senza i miliardi si può fare calcio. Si può recuperare il rapporto societario con Marcello Giavarini? Ma guarda, Giavarini è una persona molto sensibile e ha dimostrato ancora una volta di essere un grande tifoso dell'Agras e anche un grande presidente. È chiaro che ci devono essere le condizioni, e non mi rivolgo a non mi riferisco solamente al discorso delle origini di Catese, eccetera, questo qua è un discorso marginale che secondo me non va neanche tenuto in considerazione. Io mi riferisco al fatto che ci devono essere le condizioni per poter fare calcio da dirigente, e devo dire che è molto difficile. In questi 6 anni di mia presidenza ne ho viste tutti i colori, quindi bisogna che ci siano le condizioni per fare calcio e poi cercare di riconquistare la fiducia del presidente Giavarini, perché tutto si può dire, ma è stato l'artefice dell'iscrizione l'anno scorso in Lega Pro, del campionato dell'anno scorso e anche di quest'anno.